Buona giornata a tutti, siamo qua io, Francesco Fusillo, E Maurizio Marangoni. a tentare di spiegare la forza e l'importanza di questo nuovo sistema operativo Sodi Linux, CTS Verona 2014. Sodi Linux CTS Verona 2014 nasce con questo intendimento che sta nell'immagine, un tavolo di lavoro per conoscere e tutto il software presente, tutte le scelte sono state fatte con questo intendimento, a dare uno strumento in mano agli insegnanti per costruire conoscenza. Gli autori di questo lavoro sono Giovanni Paolo Caruso del CNR, Lucia Ferlino dell'Istituto Tecnologie Didattiche CNR, Francesco Fusillo, che sono io, Maurizio Marangoni, che ci sta aiutando, però non si può non nascondere e anzi bisogna valorizzare tutto il lavoro della comunità open source che sta attorno al mondo della didattica, come WildOS di Trento, il gruppo di Majorana dal quale abbiamo attinto delle risorse e la rete del LUG Verona e dei vari LUG, perché qualsiasi soluzione che è qui dentro risolta viene dal contributo di qualcuno, contributo volontario che non ha nessun scopo di lucro. Questo Sode Linux non costa alla comunità nulla, è semplicemente il frutto di un lavoro volontario e della missione del Centro Territoriale di Supporto di Verona e del CNR. Passiamo adesso dopo i ringraziamenti, al raccontare come funziona Sode Linux. Abbiamo pensato di dividere questo piccolo video in due momenti: gestire il sistema operativo, conoscere un pochino gli applicativi. Allora, per capire un pochino come funziona questo sistema operativo, noi possiamo aiutarvi facendo riferimento a quelle competenze che avete avuto fino ad oggi utilizzando XP o 7 o anche Vista. Quindi, un desktop, un pannello dove abbiamo dei bottoni che ci permettono di utilizzare le nostre funzioni. Qui abbiamo molte finestre già aperte, il bottone spegni, il programma che sta registrando il monitor e altre funzioni. Qui abbiamo l'avvio veloce come Windows e il menu per i programmi. Con il tasto destro posso modificare tutte queste cose che ho qui e quindi recuperate le nostre abitudini. Sul desktop nativamente troverete la home che sostituisce la cartella documenti, il cestino e computer, perché computer mi permette di andare a vedere come è fatta la macchina e quali risorse posso utilizzare. Adesso cerchiamo di capire come gestire questa macchina. Una volta installata o utilizzata in modalità live, cioè senza installazione, Sode Linux funziona accoppiato a Windows se c'è, oppure funziona da solo, Anche meglio. è anche meglio, con un po' di possiamo dirlo. Allora, abbiamo la gestione delle preferenze di macchina, quindi desktop, tastiera, mouse, tutto quello che è gestito senza diritti di amministrazione, e la gestione della macchina in amministrazione vera e propria. Quindi da qui possiamo gestire le lavagne interattive se sono riconosciute, installare nuovi software in gestione delle applicazioni se ne abbiamo bisogno e quelli che ci sono non sono sufficienti. Installare dei driver proprietari se il computer ha schede video o audio o altre che non sono gestite nativamente da Linux, utilizzare pacchetti di Ubuntu che magari non siano presenti in gestione delle applicazioni, stiamo elencando i più importanti naturalmente, installare delle stampanti o inserire degli utenti o gestire la rete. Adesso vediamo brevemente gli ambienti più importanti di uso comune appena si inizia l'uso di Linux. Prima cosa è andare nella gestione delle applicazioni, inserire la password che per noi è scuola per tutte le installazioni di prova e test che facciamo, e dall'ambiente gestione delle applicazioni scaricare subito Google Earth e Skype, perché non sono software libri e abbiamo dovuto
eliminarli dalla nostra lista di software di installazione che abbiamo fatto. Li Quindi, possiamo recuperare facilmente. semplicemente entrando in questa lista di software, ecco, Skype si vede già. Se io scrivo Google, il Google, ecco, clicco, doppio, È già installa. installato. Qua è già installato, infatti si vede che ce l'ho già in internet, eccolo qui. Voi farete così e avete sia Google Earth che Skype. E tanti altri E tanti software. altri software scegliendoli nelle varie categorie. Non sono gli stessi applicativi di Windows, qualche volta sì, qualche volta no. Però se uno avesse bisogno di un software particolare, cerca in internet e poi viene qui, digita il nome e se lo installa gratuitamente. Mi preme dire che Sode Linux è un sistema Linux, quindi quasi completamente esente da virus, da malware e da altri accidenti che notoriamente bloccano la vita dei computer di altri sistemi, e non diciamo i nomi, ma mi pare abbastanza chiaro. In gestione delle applicazioni, che è chiamato anche Synaptic, posso accedere a tutti quegli altri software dell'ambiente Ubuntu disponibili per questa distribuzione, e vi assicuro che sono tantissimi. Noi ne abbiamo messi già abbastanza qui, ma se uno volesse entrare in questo ambiente, l'ambiente dei pacchetti disponibili è enorme. Bisogna mettere la password anche qua e entrare. Autenticazione non riuscita, sempre la password perché bisogna essere amministratori. Ecco qui, questo ambiente è ancora più vasto dell'ambiente precedente e cliccando il tasto cerca si cerca il software che In serve. questo Qui, caso bisogna avere il nome esatto del nome software che esatto, si vuole sì. installare. Qui non si trovano solo software, ma anche sfondi, bottoni, tutte quelle Dipendenze. dipendenze, varie funzioni che non si installano automaticamente, ma si installano solo se l'utente ne ha necessità. Si può personalizzare molto la distribuzione. Adesso parliamo degli applicativi dopo che abbiamo parlato. Ah no, di rete. L'ambiente di rete, la gestione della rete si ottiene o da questo bottone, cliccando qui si vedono le reti wifi e cliccando col tasto destro modifica connessioni, o da amministrazione. Qui si aggiunge una rete se si ha intenzione di aggiungere una rete Ethernet o wifi, o banda mobile se si mette una chiavetta, vuol dire una chiavetta della 3, della TIM o della Vodafone. Wind, si dice crea e si va a cercare per lo stato di appartenenza che tipo di operatore si ha. Quasi sempre sono riconosciute, qualche volta non sono riconosciute, per questo motivo conviene prima di fare un contratto chiedere all'operatore se la chiavetta che si sceglie è compatibile con Si Linux. vuole acquistare. Ecco, io raccomando assolutamente di usare Linux per fare pagamenti in banca, comprare biglietti della Ryanair, usare i dati personali perché siamo sicuri, molto più sicuri, che le nostre navigazioni sono un pochino più Protette. protette. Adesso andiamo a parlare del parco della stampa. Allora, sistema, amministrazione, stampanti. Qui si può scegliere di aggiungere una stampante. Maurizio? Allora, una stampante collegata via porta USB viene riconosciuta subito e se i drive sono contenuti nel sistema si può utilizzare subito. Se invece c'è una stampante di rete, c'è la funzione cerca stampante, si fa una ricerca e fa vedere tutte le stampanti di rete presenti nella rete, diciamo. Basta scegliere quella che interessa Adesso qua le sta installare, andando a cercare nella mia rete di che casa, però stampanti di rete. però non la apro, ma se ci fosse una stampante la troverebbe immediatamente, basterebbe cliccare E si e installa. si installa, non c'è altro da fare. Quasi sempre i driver li trova, quando non li trova bisogna andare sul sito proprietario della. Allora, ci sono due soluzioni. Se il modello di stampante non c'è nella lista, basta scegliere una stampante generica. Si fanno delle prove su quelle che alcune le raccomanda lui, altrimenti si fanno delle prove, si sceglie quella che funziona.
Eventualmente c'è sempre l'ultima spiaggia, andare nel sito del produttore e scaricare i drive E installarli, e come installare. farebbe per qualsiasi altro sistema. Parliamo adesso brevemente delle tecnologie assistive perché è il punto di forza di questa distribuzione, del lettore di schermo. Ecco il lettore di schermo di Sode Linux, il nuovo lettore di schermo. Una finestra multimediale pari a quelle proprietarie di importanti software molto riconosciuti. Questa funzione qui permette di leggere qualsiasi cosa si presenti a schermo. Adesso io leggerò un pezzetto di questo libro, come vedete mi sta sopra, seleziono il testo e lui me lo legge. Vedrete i difetti anche di lettura. Il fiore è la parte della pianta che ha il col, trattino pito di produrre il frutto e i semi. Serve per dare vita a nuove piante. Osserva nel dise, trattino mio come è fatto. Ecco, legge anche la grafica che è mal fatta, come avete capito. Ho 6 lingue, posso scegliere quella che voglio. Posso fermare e mettere in pausa, ma quello che è anche molto importante, posso salvare in formato audio quello che ho letto. Questa strepitosa funzione ce l'abbiamo da pochissimo per il mondo Linux, con 6 voci gratuite a disposizione. La lettura può essere gestita dal pannello o dal sistema mobile. Questo legge qualsiasi cosa c'è sullo schermo, una pagina web, un testo digitale come in questo caso, una pagina PDF. scannerizzata. Questo è un PDF. Un'altra funzione importantissima è Vox. La funzione Vox è un pannello mobile che si aggiunge a LibreOffice e si Attiva. attiva dalla barra degli Visualizza, barra strumenti. sinistra. Si configura con la voce che si sceglie. You have selected this voice. Si sceglie la velocità. You have selected this voice. In questo caso l'italiano, confermo e adesso dico alla macchina leggi quello che scrivo e io posso a questo punto scrivere e sentire contemporaneamente quello che ho scritto. Casa mia e la tua. Ecco, il computer legge fino a che scrivo. Casa mia e la tua. Può leggere tutto, può Casa trasformare. mia e la tua. Può trasformare in audio quello che scrivo. Quindi un bambino può scrivere e confermare quello che è scritto con la velocità di scelta rispetto all'età che ha, con lo spelling. È un ambiente fantastico per i bambini di SA o BES che hanno difficoltà di lettoscrittura, con una cuffiettina da passeggio possono controllare quello che scrivono, possono scrivere degli errori e sentire degli errori, possono introdurre delle immagini lungo il testo. E questa è una cosa bellissima che siamo riusciti a mettere in questa nuova distribuzione. Altro ambiente molto importante che stiamo implementando adesso e in questi momenti, in questi giorni, è la scrittura con la comunicazione aumentativa alternativa per i bambini che hanno difficoltà a comunicare e scrivere. Se si ha a disposizione uno schermo touch, il bambino può comunicare per simboli. Ecco, questo è il pannello di controllo, questa è la gestione delle immagini e su questa riga vengono messi i simboli. Poi il computer si occuperà di leggere la stringa che il bambino produce insieme o insieme all'insegnante. È un progetto che viene dalla Spagna, anche in questo caso open source e libero e tutti i pittogrammi che vengono utilizzati sono open source. È una funzione fantastica per i bambini in grave difficoltà a costo zero. Gli altri software che abbiamo implementato qui dentro sono in gran parte multipiattaforma e operabili sui 3 sistemi operativi più conosciuti. I formati possono transitare da un computer all'altro, da un formato, da una macchina all'altra e non fermarsi. Questo è un valore per la didattica estremo. Cioè, costruire delle attività sul computer del bambino, sul computer di classe, sul computer dell'insegnante, ma che non sia fermo in quel computer, ma che viene elaborato, discusso, arricchito. Un altro software che ci permette di dire che siamo arrivati molto avanti, più avanti di quello che fanno i software proprietari che sono esclusivi del computer che li ospita, è OpenSancoré. OpenSancoré è un applicativo per gestire le lavagne interattive, ma gestirle come?
tutte le lavagne di tutte le marche di tutti i PC. Meglio serve per creare contenuti da usare sulla LIM. Da usare sulla LIM, appunto, io posso disegnare, insomma, è uguale agli altri, con un vantaggio che è libero e che può risiedere anche sui computer dei bambini. Quindi i bambini possono avere lo stesso programma che ha l'insegnante sulla lavagna interattiva e quindi possono creare attività, possono inventarle, possono modificare quelle dell'insegnante. E questo OpenSciencor è. Nella versione attuale ha risolto tutta una serie di problemi che aveva precedentemente e veramente è diventato uno strumento di mobilità didattica e di usabilità molto forte. OpenSciencor permette il salvataggio addirittura di PDF, permette il salvataggio delle immagini, ingloba file video, audio e appunto è un applicativo transitabile. Per finire, chiudiamo questo video con la speranza che possiate utilizzarlo, provarlo e valutarne le potenzialità. Con un'ultima informazione, quando avremo qualcosa di nuovo, non ci sarà bisogno di fare una nuova reinstallazione. Cliccando questo tasto aggiorna, noi potremo collegarci direttamente col CNR, dove il nostro Giovanni Caruso, risolverà tutti i problemi che verranno dall'uso e gli aggiornamenti che ci saranno. Cliccando aggiorna, accompagneremo gli utilizzatori di Sodi Linux nell'utilizzo sereno di un sistema operativo semplice, francescano, per una didattica aperta e libera. E E condivisa e condivisa. collaborativa. Speriamo di essere stati chiari, anche se siamo stati abbastanza lunghi. Usate Sodi Linux, installatelo, scaricatelo se possibile dal sito del Centro Nazionale delle Ricerche, a questa pagina, Sodi Linux ITD-CNR. Alla pagina download trovate la versione che abbiamo appena fatto. Nella home trovate la storia e man mano che faremo dei video di spiegazione e di arricchimento cercheremo di metterli a disposizione degli utenti. Buona visione e buona sperimentazione con Sodi Linux. Salute a tutti e Francesco Fusillo. Maurizio Marangoni.